Questa parte, diciamo, dell'incontro di oggi è una parte molto interessante, specialmente in un mondo come il nostro, che comunque è sempre più connesso, sempre più, come si usa adesso dire, abusando anche di questo termine, siamo nell'era della globalizzazione, quindi diciamo idee, parametri, tutte le comunicazioni avvengono assai velocemente. Ovviamente la pubblicità, progresso e l'etica sono un punto, una cartina di tornasole delle differenze e delle uguaglianze reali su quello che è poi la parte, diciamo così, che a noi, perlomeno che siamo qui, credo interessa di più, che è proprio, cioè, il centro dell'uomo, dell'essere uomo, al di là appunto dell'essere economicamente, diciamo, collegati. Vado subito a presentare, mi siedo rapidamente, i nostri ospiti, che possono appunto salire man mano che li chiamo. Il primo è Alberto Contri, naturalmente, che è appena sceso ma deve risalire immediatamente. Poi c'è Kate Emanuel, che è vicepresidente del AD Council degli Stati Uniti, Pim Sleerlings, direttore Sire Olanda, Salvador Villalobos, presidente esecutivo Consejo della Comunicación Messico, e Marina von der Heide, direttore esecutivo Consiglio Pubblicitario Argentino. Salve. Georgi Molozov, direttore creativo Social Advertising Laboratory Russia. E io a questo punto chiederei rapidamente, come si fa nei bar camp, a ognuno di loro di presentarsi personalmente, non tanto di presentare la loro attività, che è una cosa che faremo dopo, ma proprio di presentarsi rapidamente, proprio in 40 secondi, così nell'ordine in cui sono stati chiamati. Prego. Okay. Hi, I'm Kate, and I am Senior Vice President for the Ad Council, and I handle nonprofit and government affairs. And so if a nonprofit or government agency wants to be an Ad Council campaign, they kind of come to me first, and we vet all inquiries to see if the ad agencies and the media companies would take that campaign on. Yeah? No, you can just talk. Okay. My name is Pim Sleerlings. I'm the director of Sire, the Foundation for Idealistic Advertising in the Netherlands. It's a bit like an empty shell, because we have 1.2 full-time equivalents, so being director of such a small thing is not so important. Sire on itself is very important, I think, because we address issues that no one else is talking about or are not addressed by anyone else. We are fully independent, and we try to make, let's say, the most of social cohesion, of cohesion in society in the Netherlands. I'm happily married and having a son of 23 years old. Muy bien, muy buenas tardes. Yo soy Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación. Es un honor estar aquí. El Consejo es un organismo que se funda hace 50 años bajo la idea de poder unir a la iniciativa privada, unir a las empresas y juntos desarrollar grandes campañas en beneficio del país. El Consejo durante los 50 años ha desarrollado más de 140 campañas en beneficio del medio ambiente, de los valores, de la familia, de la democracia, de los votos en nuestro país. Está conformado por un patronato, que es el Consejo de Administración del Consejo, donde están los 50 hombres de negocios más importantes de México, las 50 compañías más grandes de nuestro país. Y por otro lado están las cámaras o asociaciones que representan a la iniciativa privada y a la industria de la comunicación. Es decir, estas grandes cámaras son las que agrupan a todas las
estaciones de radio, a todos los periódicos, a los de publicidad exterior, a las de internet, etc. Entonces, lo bonito del Consejo de la Comunicación es que todo mundo aporta lo que sabe hacer. Por eso las campañas son muy grandes dentro del Consejo de la Comunicación, porque cada uno dona lo que sabe hacer. Hoy en día estamos trabajando en dos causas muy importantes, a favor de la educación, por un lado, y por otro lado, impulsar un espíritu emprendedor y empresarial en la sociedad mexicana. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hello, my name is Georgi Malatsov. I'm from Russia. And, well, I'm a film director first, documentary film director. And for many years, since the beginning of 2000, we have been studying and teaching students for social advertising. And then, 5 or 6 years after that, people came to us and said, you are teaching people, but why don't you do that? We said, give us the budget. They give us, so for the last 5 or 6 even years, we have realized more than 20 campaigns of social advertising, both on federal and both on local levels. And we're still trying to teach students, non-commercial organizations, and advertising agencies how to do good, efficient, and limited in budget campaigns. That's what I'm doing all the time. Hola, ¿qué tal? Soy Marina von der Heide, directora ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino. Nuestra organización es bastante similar a la mexicana y también a la Ad Council. Nuestra misión fundamentalmente es desarrollar campañas de comunicación que promuevan cambios positivos de conducta en la población, siempre desde mensajes que promuevan reflexiones y que nos lleven a acciones que nos mejoren la calidad de vida. Trabajamos desde hace más de 50 años en desarrollar temas como educación, salud y sociedad, donde medio ambiente es uno de los ejes más importantes dentro de ese. Y nuestro trabajo es fundamentalmente voluntario, salvo el staff, que está constituido por 5 personas. El resto del trabajo es voluntario, tanto la creatividad, la financiación de costos de producción por parte de las empresas es el único costo que cubrimos, pero los medios también son donados por los grandes medios del país. Contamos con 140 socios que nos apoyan y gracias a ellos es que el Consejo puede realizar las campañas que han venido impactando en la comunidad, digamos, argentina hace ya más de 50 años. Alberto, così, prima di cominciare a vedere i video, cosa che ti ha colpito delle differenze del modo in cui si sono presentati? Beh, mi ha colpito che ci sono alcuni che hanno delle somiglianze molto forti con la nostra, ma mi ha molto colpito la situazione del Messico, dove ci sono le imprese che partecipano con una sorta di collettiva responsabilità sociale d'impresa a questo fenomeno, che è una cosa che vorremmo provare a fare anche noi. Perché, ne abbiamo parlato proprio a pranzo poco fa, perché Pubblicità Progresso è nata con un grande afflato di gratuità e da 40 anni devo dire che siamo ormai ridotti ad un livello che con la crisi economica non abbiamo più risorse per andare avanti e staremmo cercando di aprire a dei soci sostenitori che siano le imprese che collettivamente contribuiscano alla causa comune. L'obiettivo è questo, ma la difficoltà che riscontro, se posso dirlo, è che quando io vado in giro con la mia valigetta a cercare fondi, tutte le singole imprese preferiscono farsi la propria fondazione sociale per farsi la propria promozione e nessuno capisce che bisogna dare un piccolo contributo per fare uno sforzo collettivo. Quindi impareremo molto dall'esperienza messicana. Dopo domani credo che ci incontreremo un momento per parlare a fondo della loro esperienza e ovviamente poi siamo debitori all'Advertising Council sia dell'inizio, perché Pubblicità Progresso è nata nel 71, quando c'era in Italia David Campbell-Harris, che era il presidente della McCann-Harrison Italia, che venendo dagli Stati Uniti aveva vissuto l'esperienza dell'Advertising Council personalmente e quindi suggerì di fare una campagna sull'esempio di quello che aveva fatto l'Advertising Council. Quindi c'è stato questo passaggio di testimone, quindi oggi è molto bello che ci troviamo qui da varie parti del mondo a vedere se riusciamo a costruire, se non altro, un laboratorio internazionale scambiandoci le esperienze.